Cioè ancora quale direzione? Anzi, il corso non dipende dalla volontà. Qui allora c'è un brano proprio di brano, questo brano lo leggiamo, di Lucrezio. Praeterea solis cursus luneque meatus, expediam qua vi flectat natura gubernans. Quindi con la forza, con forza, con la forza. Come governa la natura, come trova la direzione, con la forza. La forza. Ma la forza che non è naturale. Allora, come correre? Quindi, qual è la forza? È ancora dunque la pulsione. Praeterea solis cursus luneque meatus expediam. Qua vi flectat natura gubernans. Quindi, gubernans. Questa è la flessione, però anche la piega, il corso. L'avversione. La flessione. La piega. Quindi la flessione è dell'uno, non la piega. Quindi né forte ec inter coelum terranque reamur, libera sponte sua, cursus lustrare perennes. Insomma, breve. Se noi seguiamo, quindi, se noi badiamo, no, a questo corso, e delle cose, e quindi alla loro direzione, e alla sua direzione. Al suo governo. Allora non possiamo stare a credere. Che tra cielo e terra. Che le cose. Corrano. Dove vogliono. Cioè, spontaneamente, libera sponte sua, cursus lustrare perennis. Ben trovato. Brano ben trovato. Nel libro quinto. Nel libro secondo.
In quei brevi spazi mutantur secla animantum et quasi cursores vitae lampada tradunt. Secula, secula animantum. Il seculum, seculum. Bisognerà indagare, no? Seculum, saeculum. I viventi. Si tramandano. Quasi come corridori, quasi cursores, quasi come corridori. Vita e lampada. No? La fiaccola. È un affresco, no? Un affresco di Lucrezio. I viventi, quasi cursores, quasi corridori, per dir così, no? Quasi. Come corridori. Così, di generazione in generazione, secola. Si tramandano. La fiaccola. Sa cos'è la fiaccola? No? La lampada, sa cos'è una lampada? La lampadina? La fiaccola delle Olimpiadi? Quella. I corridori. Per correre miglior acque, alza le vele. Omai. La navicella del mio ingegno. La navicella del mio ingegno. Che lascia dietro a sé marsi crudele. Ecco perché è navicella. Perché marsi crudele lo lascia dietro a sé. Se no è una navicella senza ingegno. Se per caso invece di lasciarlo dietro se lo lascia davanti. E marsi crudele. E sta a ricordare, a rimuginare, a rappresentare. E quale non è navicella, è una navicella sempre senza ingegno. Se appunto il principio non è della parola ma della volontà di bene. E quindi è il principio dello spreco. Il corso. Il discorso,
il discorso sul metodo. Sul metodo, quindi sembra un trattato di sintomatologia. Sulla metodo. Le anime più grandi, come sono capaci delle maggiori virtù, le anime più grandi, saranno le anime o le menti, les esprits o les âmes. Andiamo a verificare, importante. Così lo sono dei più grandi vizi. Più grandi. Quindi, i grandi sono grandi, i più grandi sono né bene né male, questo sta dicendo. E quelli camminano assai lentamente, che sarebbero maggiori virtù nella corsa, possono progredire molto di più. No, questi sono quelli più lentamente. Cioè, molto di più, se seguono sempre la via diritta. Ecco. La corsa, il corso, il diritto, la diritta via, o qui la via diritta, ma è la via retta, è la retta, è la linea retta, il diritto. E senza la linea. È diritto dell'altro, quindi senza la linea. Romolo e Remo, viene stabilita la linea, quindi nessun diritto dell'altro. Ma la concorrenza. Allora, dice, cammino assai lentamente, possono provvedere molto di più se seguono sempre la via diritta di quelli che correndo se ne allontanano. Quindi c'è una corsa più efficace se la via se, con la linea, più efficiente con la linea. C'è una corsa efficiente con la linea e c'è una corsa non efficiente senza la linea. Questa è la... Per quel che riguarda le scienze bugiarde, pensavo di conoscerne già abbastanza il valore per non correre il rischio di venire ingannato né dalle promesse di un alchimista, né dalle predizioni di un astrologo, né dalle imposture di un mago, né dalle frodi o vanterie di chi va dicendo di sapere di più di quanto non sappia. E quindi Cartesio ha queste... questi oppositori. Questi oppositori. Naturam expelles, furca, tamen usque recurret, et mala perrumpet furtim fastidia victris. Quindi caccia la natura, anche con la forca, con la forca. Tamen usque recurret.
la vittoria. Gerundium. E gerundibus modus. O gerundibus. Gerundibus. Gerundibus modus. Come l'ho scritto io? Gerundibus. Gerundibus modus. Gerundibus modus. Qui c'era gerundibus invece in Virgilio. Vabbè. L'uno e l'altro. Prima era gerundibus. Allora. Qui tutti gli esempi sono gerundibus, qui verifichiamo poi. E nel nome IE che ho trovato gerundibus, forse prima, verifichiamo. Il carro, Dante dice questa formula, il carro della luce, il carro della luce. Ancora come correre. Allora qual è il principio della corsa o del corso? E non bisogna arrabbiarsi, né irritarsi, né infastidirsi. E qui verifichiamo questo significante di Euripide, quindi per la costellazione di questo significante, molto interessante. Né adirarsi, no? Incollerirsi. No? Ecco. Contro il corso delle cose. Euripide. Non bisogna, adesso verifichiamo in greco, qui purtroppo il brano non è in greco, allora devo andare a verificare in greco. Non bisogna irritarsi, arrabbiarsi, infastidirsi. Contro il corso delle cose. Allora questo corso non è naturale. Oppure diventa naturale arrabbiandosi. E per naturalismo, che dunque ci si stanca, ci si arrabbia, ci si impigrisce, si diventa ignavi. O si diventa indifferenti. Per naturalismo, credendo dunque nel corso naturale delle cose, credendo che il corso dipenda dal principio della volontà di bene, e quindi ci si arrabbia per fatalismo.
cercare secondo l'imperativo, fare secondo l'occorrenza. Il gerundio e il gerundivo sono senza dimostrazione. Cioè nessuno può cercare, nessuno può fare. Nessuno ha modo di fare. O di cercare. O di scrivere. Ma non può essere un postulato. Io non ho modo. O noi non abbiamo modo. Perché allora il fare e cercare il fare dipendono dalla volontà. E questa è la superstizione che Lucrezio, quindi su cui Lucrezio interviene. Le cose non corrono come vogliono. Spontaneamente. Non corrono spontaneamente. Nemmeno le merci corrono come vogliono. Ma nessuna contraddizione nell'intervallo. Il tempo non passa e non scorre. Quindi in nessun modo i tempi corrono. In nessun modo i tempi poi passano. In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli. Nell'inferno. Mentre Ariosto sprona frontin che sembra al corso un vento e innanzi a tutti i corridori passa. Cellini, la moneta corsiva, corrente, la moneta corrente.
percorso. Né forzoso, né legale, né secco. Aldo Manuzio. A suo modo, sul paradigma del corso del corsivo romano, quindi stabilisce il corsivo, no? Il corsivo si chiama appunto Aldivo o Italico, Italic, les Italic. Era Aldo Manuzio di Venezia, les Italic, an Italic. Anitalic, in corsivo. Aldino, Aldo, Aldino. La nave, la navicella. La navicella dell'ingegno. La nave. La corsara. La marina corsara, poi il corsaro, il corso, la corsa, la battaglia, e chi segue il proprio corso. Il concorso. Ecco Paolo che corre. Paolo corre. Paolo corre. Corre e cade. E come si rivolge a lui Cristo? Con un proverbio greco, ma si rivolge in ebraico. È cittadino romano Paolo, ma Cristo gli parla in ebraico. Un proverbio greco, citato da Pindaro e da Euripide, e tradotto per l'occasione da Cristo stesso in ebraico. Traduceva dal greco. Cristo traduceva dal greco. E quindi cosa dice? Duro è per te recalcitrare contro il pungolo. Ed allora, dopo questo proverbio, da questo proverbio viene ogni erotismo della corsa. Eh? Duro è per te. Cristo dice a Paolo, sulla via di Damasco, no? Lui sta correndo, non c'è il cavallo, ma c'è giunto il cavallo. Sì, correndo, cade. Non c'è scritto che è caduto da cavallo, che è caduto. Eh no, questo è Caravaggio. Caravaggio, vabbè, Caravaggio, sì. Poi metterci il cavallo. Vabbè, comunque, vabbè, andava a cavallo, andava a cavallo. Però dice che è caduto, non c'è scritto il cavallo. Ci sono tre brani, no? Senza il cavallo. Di Luca, no? Luca che era il suo allievo, no? Senza il cavallo. Duro è per te recalcitrare contro il pungolo. Quindi un mulo, no?
Quindi non può resistere. Paolo non può resistere. Come correre? Come è avvenuto che il corso è stato convertito in soccorso? È così, sì. I pigri hanno davanti questo macigno, no? Questi macigni davanti. Stanno nel purgatorio i pigri, stanno sempre nel purgatorio e hanno davanti un macigno, dei macigni. Sono lì, all'ombra dei macigni. Aspettano. Così, bell'acqua, così fa bell'acqua. Il principio di non contraddizione è il principio della volontà di bene e principio della dimostrazione e principio della rappresentazione, quindi della riproduzione economica. È principio dell'economia della parola. È il principio dello spreco. Il principio del discorso della padronanza, quindi dello spreco. Principio naturalistico, principio sperimentalistico. Principio della dimostrazione. Principio dello spreco.
L'economia della vita segue l'economia della morte. È lo spreco. La navicella senza ingegno. L'arca senza il gerundio e senza il gerundivo. Principio morfologico. Il principio del corso naturale. Leggete queste pagine del commento di San Tommaso alla Metafisica di Aristotele. La rappresentazione la dimostrazione la nominabilità la nominabilità tutto ciò sul principio dell'irrappresentabile, dell'innominabile, la dimostrazione possibile, il principio di non contraddizione è indimostrabile. E qui ancora ci sono cose di cui oportet querere demonstrationem e ci sono cose di cui no, non ho portato. Allora c'è chi dubita, sì. E allora, chi dubita? Chi dubita? Dice qualcosa? Celebre, famoso brano di San Tommaso. Chi dubita? Dice qualcosa? Si vero nil se non dice nulla? Derisio est querere rationem. Ad nullam abentem rationem.
Quindi sarà derisio, diventa ridicolo, no? Cercare una ragione contro chi non ha nessuna ragione. Perché? In quantum non habet rationem. È un po' macaronico questo latino di San Tommaso, potete leggere, ciascuno di voi può leggerlo come agevolmente. Simil enim plante talis iam est. Quindi chi dubita del principio di non contraddizione è simile a una pianta. Perché una pianta, avete visto, una pianta che dubita del principio di non contraddizione. Siccome la pianta non dice niente, nemmeno chi dubita non dice niente, allora, perché se dice qualcosa, allora lo confutiamo. Ma in verità è indimostrabile, quindi o è un uomo o è una pianta. Se è un uomo, il principio è indimostrabile, subito la ferra è indimostrabile, quindi. Se invece è una pianta, allora simile enim plante talis iam est. Ma è la base, eh? È la base. Queste pagine sono la base, poi per Cartesio, per Hegel. Ma com'è che ognuno è, diciamo, indaffarato? Ognuno cerca di fare. Quindi niente fare secondo l'imperativo, niente cercare secondo l'imperativo, niente fare secondo l'occorrenza. Com'è che ognuno crede che sia possibile cercare o fare volendo o non volendo? Com'è che ognuno è così affezionato allo spreco? Com'è che ognuno si mortifica anziché vivere? Com'è che ognuno indossa
l'abito del principio di contraddizione, di non contraddizione, che è il principio della dimostrazione, il principio della rappresentazione. Il principio del far vedere. Il principio dello spreco. Questa è l'indifferenza, la vera indifferenza, la vera e propria indifferenza in materia di economia e di finanza. C'è un principio per questa indifferenza. È il principio dello spreco. È il principio della linea e del cerchio. Noi insistiamo da quasi 40 anni sul principio della parola, quindi il principio dell'aritmetica e della cifratica. E quindi da qui per instaurare anche dispositivi, no? Di intellettuali, dispositivi di direzione. Insistiamo con la speranza, con la fede, con l'entusiasmo. Proseguiamo, seguiamo il cammino, il percorso. In breve non ci arrendiamo. Non abbiamo compagni perché coloro che si ritengono compagni non fanno altro che opporci in ogni momento, in ogni angolo. Il principio algebrico e il principio geometrico, cioè il principio dello spreco. L'economia della vita e lo spreco. Risparmiarsi e lo spreco. E quindi questo è certamente un capitolo, no? Il come correre, quindi ancora economia e finanza, come correre. Bene.